Domenica 27 giugno 1976. Volo Air France 139 da Tel Aviv a Parigi, via Atene. 5-6 minuti dopo il decollo, sentimmo dei rumori e delle grida fuori dalla cabina di pilotaggio. Dissi all'ingegnere meccanico, va un po' a vedere che sta succedendo. Lui si alzò, aprì la porta e si trovò davanti il capo dei terroristi. Era un tedesco, Wilfried Böse. Quello gli puntò la pistola alla tempia e lo costrinse a rientrare. A quel punto lo gettò a terra e gli tenne la canna della rivoltella sulla tempia, pronto ad ucciderlo. Allora, con il copilota, abbiamo alzato le mani e lo abbiamo scongiurato di non farlo. Il 26 giugno 1976 un comando di terroristi si impadronisce dell'aereo Air France in volo da Tel Aviv a Parigi. Ma questo non è e non sarà l'ennesimo dirottamento nella storia del terrorismo. Questo è solo l'inizio di una storia straordinaria che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero, una storia di spie, di terroristi internazionali, di eroi, di vittime innocenti. La storia di una incredibile operazione di salvataggio realizzata dai reparti speciali del Mossad, il servizio segreto israeliano. È la storia di Entebbe. Ma facciamo un passo indietro. Siamo a Nairobi, in Kenya, il 25 gennaio 1976. Nairobi, Kenya, domenica 25 gennaio 1976. I controllori di volo dell'aeroporto Embakasi attendono il volo El Al 535 da Tel Aviv. In quello stesso momento un gruppo di 5 terroristi, 3 palestinesi e 2 tedeschi, si sta dirigendo verso l'aeroporto. Il comando dispone di un missile terra-aria SAM-7 con cui intende abbattere l'aereo. Qualcosa però nel loro piano va storto. Il volo 535 atterra regolarmente. Informati in anticipo dell'attentato, i servizi di sicurezza kenyoti sono riusciti ad arrestare i terroristi appena in tempo. Ma dietro l'arresto del comando c'è soprattutto il Mossad, il servizio segreto israeliano. Imbottiti di sedativi, alle 6:30 del mattino successivo, i terroristi vengono sistemati in alcune bare e trasferiti in Israele, con lo stesso aereo che avrebbero voluto abbattere. Al loro risveglio, i terroristi si trovano nelle mani degli israeliani, chiusi in un carcere di massima sicurezza. La notizia del loro arresto viene coperta dal massimo segreto. L'attentato di Nairobi, poi fallito, è stata un'operazione congiunta tra l'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, e il gruppo terrorista tedesco Bader-Meinhof. Per prepararla ci sono voluti mesi di addestramento. Quando gli eroi designati per questa missione spariscono nel nulla, per Wadi Haddad, leader dell'FPLP, è un'umiliazione cocente. Ma Haddad si riprende in fretta. Per lui il fallimento di Nairobi non rappresenta la fine di un capitolo, bensì l'inizio di una nuova fase. Domenica 27 giugno 1976. Il volo Air France 139 decolla da Tel Aviv diretto a Parigi, con scalo ad Atene. L'aereo punta su Atene. A terra dovranno imbarcarsi 58 passeggeri, tra loro 4 terroristi, 2 tedeschi e 2 palestinesi. Il comando sta per attuare un piano la cui preparazione ha richiesto 6 mesi di tempo. Stavolta però i terroristi sono sicuri, non falliranno. Nessuna perquisizione degli agenti di sicurezza, nessun addetto al metal detector.
passeggeri passano senza problemi nella sala partenze e da lì, attraverso il gate, si imbarcano sul volo Air France. A mezzogiorno, l'Airbus si leva nuovamente in volo. I passeggeri a bordo sono ora 246. Poco dopo il decollo, i terroristi entrano in azione. Il comando assume il controllo della zona passeggeri, mentre Wilfried Böse, della banda Baader-Meinhof, fa irruzione in cabina di pilotaggio. Quando Böse ha aperto la porta, teneva in mano una bomba, con la sicura tolta. Se l'avesse fatta cadere, sarebbe stata la fine per tutti noi. Per tutti noi. Solo a quel punto ho capito. Quando uno entra in cabina di pilotaggio e ha in mano una pistola, è chiaro che si tratta di un dirottamento. A dirottare il volo 139 dell'Air France è un comando misto di terroristi palestinesi e tedeschi della banda Baader-Meinhof, un'alleanza che rende ancora più inquieto lo scenario del terrorismo medio orientale, che rappresenta una minaccia micidiale per Israele e per gli ebrei nel mondo. Dopo il fallito dirottamento dell'aereo in Kenya, stavolta i terroristi si sono organizzati a dovere e il piano è perfetto. Ad Atene i palestinesi sono saliti a bordo con delle scatole di dolci, delle scatole di metallo. Prima di prendere il controllo dell'aereo ne hanno addirittura offerti ai passeggeri seduti vicino a loro. Poi però hanno piazzato sull'aereo alcune di queste scatole. Dalle scatole si vedevano uscire dei fili elettrici. Böse mi dette l'ordine di non toccare nulla. Niente frequenze, niente radio, assolutamente nulla. Attraverso gli altoparlanti ci annunciarono che dirottavano un aereo francese perché la Francia aveva aiutato Israele a costruire la centrale nucleare di Dimona. Il direttore di quella centrale era mio padre. La prima cosa che ho pensato è che avrebbero scoperto chi ero. Lo bisbigliai al mio vicino di poltrona, uno sconosciuto, e lui mi rispose: d'accordo, ora me l'ha detto, però non lo dica più a nessuno. Immediatamente, alla torre di controllo di Atene, videro che l'aereo stava virando. Così ci chiamarono. Air France 139, Air France 139. Naturalmente nessuno rispose, visto che il microfono ce l'aveva il terrorista. L'aeroporto di Atene informa Tel Aviv che il volo 139 potrebbe essere stato dirottato. La torre di controllo ha perso il contatto radio con il comandante Baku. Mi informarono che un volo dell'Air France era stato dirottato subito dopo il decollo da Atene. Corsi all'aeroporto Ben Gurion. C'era la possibilità che i dirottatori avrebbero cercato di atterrare in Israele, come era avvenuto con l'aereo della Sabena. L'8 maggio 1972 un aereo Sabena decollato da Vienna viene dirottato, condotto a Tel Aviv da un gruppo di terroristi palestinesi. Il comando pretende la liberazione di alcuni loro compagni detenuti nelle prigioni israeliane, ma il governo di Israele rifiuta ogni trattativa. Al contrario, Gerusalemme sceglie un'opzione militare. Protagonista della prima grande operazione di salvataggio dei corpi speciali israeliani sono due futuri primi ministri dello Stato ebraico, Ehud Barak e Benjamin Netanyahu. Insieme a Netanyahu, suo fratello Yoni, membro dei corpi speciali dell'esercito israeliano. Io e mio fratello Yoni facevamo parte della stessa unità quando ci fu il dirottamento dell'aereo della Sabena nel 1972. Yoni mi disse: vado io, tu non vieni. E io gli risposi: no, io vado, perché sono i miei uomini che vanno. Sei tu che rimani. Allora lui mi disse: ok, allora andiamo tutti e due. E io: sei pazzo? Dobbiamo affrontare quattro terroristi armati e le probabilità sono contro di noi. Ma lui ha insistito, mi ha detto: la vita è mia. E anche la morte, se deve succedere, dipende solo da me. Travestiti da tecnici ed operai, alcuni agenti dei corpi speciali, guidati da Ehud Barak, futuro primo ministro di Israele, assaltano l'aereo. In pochi secondi, due terroristi vengono uccisi, due catturati e tutti i passeggeri liberati.
Ora, 4 anni più tardi, sembra che la storia si ripeta. Ma i dirottatori del France 139 hanno un altro piano. Boese mi ordinò, fai rotta su Bengasi. Il volo 139 si mette in contatto con la torre di controllo di Bengasi, in Libia, chiedendo il permesso di atterrare. Il governo di Tripoli concede l'autorizzazione. Boese mi disse, sta attento, non provare a provocare incidenti con un atterraggio d'emergenza. Abbiamo minato tutte le uscite dell'aereo. Salterà tutto. I terroristi ci dissero che eravamo a Bengasi, in Libia, e che non si sapeva se Gheddafi ci avrebbe accolto. Una volta atterrati, l'aereo fu circondato da autoblindo. Ci dettero cibo e fecero il piano all'aereo. A Tel Aviv arriva la conferma. Il dirottamento del volo Air France è da ritenersi un atto terroristico. Istituimmo subito un'unità di crisi dell'intelligence. Volevamo capire se sarebbe stato possibile intervenire a Bengasi. Dovevamo trovare foto dell'aeroporto prese dall'alto, verificare se le nostre informazioni fossero aggiornate, studiare la modalità di un intervento. Ma noi sapevamo benissimo che sarebbe stato molto difficile agire a Bengasi. Per il Mossad non ci sono dubbi, Bengasi è la destinazione finale del dirottamento. La Libia in quel momento è un paese ostile a Israele e per di più sostiene apertamente il terrorismo palestinese. E invece non è così. Dopo 7 ore sulla pista di Bengasi, l'aereo dell'Air France riparte per una destinazione ignota. E il rifornimento fatto durante la sosta fa pensare a un volo molto lungo. A bordo però c'è un ostaggio in meno. A Bengasi infatti i terroristi hanno rilasciato una passeggera. Patricia Hyman, cittadina britannica, ha detto ai terroristi di essere incinta e di avere un'emorragia in corso. I dirottatori l'hanno lasciata andare. La Hyman si era fatta un taglio all'inguine da sola. Aveva detto ai terroristi di essere incinta e di temere un aborto. Era scesa dall'aereo e aveva detto ai libici, lasciatemi tornare a casa, a Londra. E i libici avevano accolto la sua richiesta. Ovviamente appena arrivò a Londra, la Hyman fu avvicinata dagli agenti del Mossad. In questo modo ottenemmo delle informazioni su quello che stava succedendo, tutte le fasi del dirottamento a partire dal decollo, di quali armi disponessero i terroristi, se avessero delle bombe a mano, eccetera. Alla fine sapevamo che c'erano 2 palestinesi e 2 tedeschi, ma ignoravamo quale fosse davvero la situazione a bordo. Ormai è chiaro, il volo 139 si sta allontanando dal Medio Oriente. Dopo un po' dissi che non rimaneva molto carburante. Chiesi dove dovevo dirigermi. La risposta fu Entebbe. Ci dissero andiamo a Entebbe, da Idi Amin. Pensai subito che sarebbe stato meglio rimanere in Libia, da Gheddafi, piuttosto che andare da Idi Amin. Un anno prima era uscito un documentario, Idi Amin Dada, in cui si vedeva Amin che dava ai suoi nemici in pasto ai coccodrilli. Ero convinta che sarebbe stato meglio rimanere da Gheddafi, più sensibile alle pressioni internazionali, che finire nelle mani di un pazzo. Un'ora dopo, con i serbatoi ormai quasi vuoti, l'Airbus francese atterra ad Entebbe, in Uganda. Arrivati a Entebbe, abbiamo spento i motori. Dopo 5 minuti, si è presentato un gruppo di 4-5 persone. Erano palestinesi e facevano grandi gesti. Erano altri terroristi pronti a unirsi ai loro compagni. E poi c'era l'esercito ugandese pronto a sparare se uno di noi avesse appena provato a fuggire. Nell'estate 1976 l'Uganda è un paese tutt'altro che amico di Israele.
quando Gerusalemme ha rifiutato di vendergli alcuni aerei da combattimento con cui Idi Amin intendeva bombardare Kenya e Tanzania, il dittatore ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele. Nel 1976 il ministro della difesa israeliano è Shimon Peres. Idi Amin venne in Israele. Era un personaggio esagitato, grande, grosso, tutto coperto di medaglie. I nostri agenti ci avevano detto che spesso sparava alla gente, che uccideva la gente. Lunedì 28 giugno, a Entebbe gli ostaggi vengono fatti scendere dall'aereo e condotti in un vecchio terminal. Più tardi arriva anche Idi Amin. Il dittatore fa un discorso in sostegno dei palestinesi e della loro causa. Amin è all'apice del potere. Appena tre giorni prima ha sciolto il parlamento ugandese e si è autoproclamato presidente a vita. Queste sono immagini inedite di Amin con gli ostaggi. Idi Amin venne da noi tre volte, sempre accompagnato da una troupe televisiva. Ci disse che stava negoziando, di stare tranquilli e che presto saremmo stati liberati. Ma disse anche che il tempo stringeva. Il dittatore ugandese garantisce che gli ostaggi saranno al sicuro, a patto che Israele soddisfi le richieste dei terroristi. In segno di buona volontà, Amin lascia che Dora Bloch, malata, venga trasferita all'ospedale di Kampala. Dunque i terroristi liberano un altro ostaggio. A questo punto nelle mani del comando ci sono 244 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. La maggior parte sono cittadini francesi, gli israeliani sono un centinaio. È l'alba del 28 giugno. Idi Amin Dada, dittatore dell'Uganda, ha preso a questo punto il controllo della situazione e si propone come intermediario tra i terroristi e lo Stato di Israele, a Gerusalemme. A Gerusalemme intanto il governo è sempre più preoccupato. Perché i terroristi sono atterrati proprio in Uganda? Che gioco sta facendo Amin? È un intermediario credibile oppure no? Come fare per salvare quegli ostaggi in un paese così lontano? Per la prima volta Israele ha paura. Questa volta i terroristi potrebbero farcela. Ho capito subito che si trattava di un dirottamento diverso dagli altri. Per prima cosa, si svolgeva tutto in un luogo molto lontano e un'operazione per liberare gli ostaggi sembrava impossibile. Come era ovvio, il fatto che oltre 100 ebrei fossero tenuti in ostaggio nel cuore dell'Africa con una pistola alla tempia e che il governo israeliano fosse praticamente inerme ha occupato subito le prime pagine di tutto il mondo, attirando l'attenzione non solo degli israeliani, ma anche di moltissimi non ebrei in tutto il mondo. Il primo ministro israeliano, Yitzhak Rabin, convoca un consiglio di gabinetto straordinario. I dirottatori hanno fatto pervenire un primo elenco dei terroristi detenuti in Israele, Francia e Germania che dovranno essere liberati in cambio degli ostaggi di Entebbe. Adesso non c'è più dubbio. Dietro il dirottamento c'è l'FPLP. Viene fissato un ultimatum. Giovedì 1 luglio alle ore 14. Se le richieste non verranno accettate, i terroristi uccideranno gli ostaggi. Il primo ministro Rabin si rivolge al generale Motta Gur, capo di stato maggiore dell'esercito israeliano. Rabin vuole sapere se è possibile organizzare un'operazione militare per liberare gli ostaggi. Fu un momento molto drammatico. Il capo di stato maggiore ci colse tutti di sorpresa. Ho dato ordine di studiare un'azione per liberare gli ostaggi a Entebbe e siamo pronti a farlo. In realtà nessuno dei ministri ritiene che un'operazione del genere sia possibile. Dopo un'ora arrivò da Gerusalemme anche Motta Gur. Aveva detto al gabinetto dei ministri che avremmo dovuto studiare un intervento militare fattibile. Poi si voltò verso di me e mi disse che entro le 7 del mattino dopo avrei dovuto esporre le varie proposte. Cominciamo a studiare la situazione. Entebbe era un nome che non ci diceva nulla, almeno a me. Nella sala riunioni del quartier generale, una sala molto lunga, c'era un enorme mappamondo e come prima cosa andammo a vedere dove si trovasse Entebbe. E quando vedemmo quanto era lontana, restammo di sasso.
A differenza dei suoi colleghi ministri, Shimon Peres è convinto che un'operazione per liberare gli ostaggi sia l'unica scelta possibile. Peres vuole più informazioni sul dittatore ugandese. Anni addietro Idi Amin si è addestrato in Israele. Per questo Peres convoca subito gli ufficiali che lo avevano seguito. Feci chiamare il comandante che lo aveva conosciuto e gli chiesi che tipo di persona fosse Idi Amin. Venne a sapere due cose. Una, che la madre di Amin una volta gli aveva detto «Non uccidere mai degli ebrei, il Signore non ti perdonerebbe». E questo mi sembrò molto interessante. Due, che era un uomo estremamente ambizioso, che aspirava addirittura al premio Nobel. Ad aver conosciuto bene Amin è soprattutto un ufficiale, il colonnello Burka Barlev. Chiesi a Barlev di contattare Idi Amin ed avviare un negoziato. E anche questo ci permise di ottenere molte informazioni. Burka Barlev dice a Idi Amin che gli israeliani sono pronti a negoziare e a liberare i detenuti in cambio degli ostaggi. L'ufficiale chiede anzi l'aiuto del dittatore per risolvere la crisi. I colloqui quotidiani con Idi Amin ci facevano guadagnare tempo e informazioni. Gli promettemmo di tutto, dal premio Nobel a un posto in paradiso il giorno in cui sarebbe passato a miglior vita. Il governo di Israele trasmette le richieste dei dirottatori a Francia e Germania. Sia Parigi che Bonn, tuttavia, rifiutano di liberare i terroristi detenuti nelle loro prigioni. Martedì 29 giugno, ore 19. D'improvviso il clima nel vecchio terminal si fa ancora più drammatico. Uno dei due terroristi tedeschi, Wilfried Böse, si presenta con un elenco e comincia a leggere dei nomi. Negli ostaggi ebrei riaffiora l'incubo della Shoah. Le persone che venivano chiamate dovevano mettersi da un lato. All'inizio non ce ne rendemmo conto, ma stavano facendo una vera e propria cernita degli ostaggi. Gli israeliani da una parte, gli altri dall'altra. Sembrava proprio che stessero scegliendo quelli da uccidere. Così cominciarono a minacciarci, a dirci che l'ultimatum era scaduto e che ci avrebbero ucciso al ritmo di un prigioniero all'ora. Era terribile. In tutti noi riportò alla memoria tragici ricordi. Ci chiedevamo come sarebbe andata a finire, che fine avremmo fatto. Ma eravamo disarmati. Dovevamo obbedire, altrimenti ci avrebbero sparato alla testa, senza tanti problemi. La terrorista, la tedesca, cominciò a picchiare le persone con la pistola. Era molto nervosa e se qualcuno la irritava o le faceva una domanda, lei lo colpiva col calcio della pistola. Ci fu anche un episodio strano. Uno dei dirottatori era nato in Messico. Uno degli ostaggi lo riconobbe, perché erano cresciuti insieme nello stesso quartiere, in Messico. Incredibile come le loro vite avessero preso strade completamente diverse. Mercoledì 30 giugno. 47 ostaggi non ebrei vengono rilasciati e imbarcati su un aereo dell'Air France, arrivato appositamente a prelevarli. Il comandante Bacot e l'equipaggio vengono convocati dai dirottatori. Il secondo giorno, a Entebbe, il tedesco mi disse: liberiamo 47 passeggeri, ma non dirlo a nessuno. Ho riunito immediatamente l'equipaggio e ho detto a tutti: liberano 47 ostaggi, ma è fuori discussione che qualcuno di noi vada via con loro. Dobbiamo rimanere con i nostri passeggeri fino alla fine e fare il nostro dovere. Siete tutti d'accordo? Devo dire che tutti hanno detto subito di sì, spontaneamente. Per loro era una decisione ovvia. Allora ho chiamato il tedesco e gli ho detto di non inserirci nell'elenco. L'equipaggio sarebbe rimasto. Noi non avremmo abbandonato i nostri passeggeri. Mercoledì 30 giugno. A sera l'aereo decolla da Entebbe. A Parigi gli ostaggi liberati vengono accolti dall'abbraccio dei familiari. Il Mossad chiede al governo francese il permesso di interrogarli. Il governo francese, o meglio il servizio segreto francese,
ci offrì la massima collaborazione. Erano davvero infuriati che un loro aereo fosse stato dirottato. Mentre la Francia è in festa per gli ostaggi liberati, gli agenti del Mossad raccolgono quante più informazioni possibile sui terroristi, sulle armi di cui dispongono, sugli ostaggi e sul luogo su cui sono, in cui sono tenuti. Le informazioni raccolte a Parigi vengono trasmesse subito a Tel Aviv. Sono le informazioni essenziali per preparare il piano d'attacco. Scoprimmo due cose. In primo luogo, che gli ugandesi collaboravano con i terroristi. In secondo luogo, venimmo a sapere com'era fatto il terminal e com'erano disposti gli spazi. Questo ci fu di grande aiuto. Un'operazione del genere, in un edificio chiuso e con tante persone, non può andare a buon fine se non sai com'è fatto quell'edificio al suo interno. Grazie alle informazioni raccolte, il Mossad scopre anche che una parte dell'aeroporto di Entebbe è stata costruita da una ditta israeliana, la Solel Bonev. Il Mossad ottiene subito le planimetrie e comincia a studiarle. A mezzogiorno, gli agenti dell'intelligence e i responsabili del comando cominciano a ipotizzare un piano di attacco. Furono fatte varie ipotesi, ma tutti partivano da un punto fondamentale, il fattore sorpresa. Nel caso di Entebbe, avevamo a che fare con un gran numero di ostaggi. Se avessimo perso il vantaggio della sorpresa e i terroristi ci avessero individuato, avrebbero aperto il fuoco uccidendo gli ostaggi. Sarebbe andata così. I vari piani vengono sottoposti al primo ministro Rabin. Rabin aveva una posizione chiarissima. Se troviamo un'opzione fattibile per un intervento, sono pronto ad andare fino in fondo. Ma se questa opzione non salta fuori, allora dobbiamo perseguire la via del negoziato, per quanto possa essere per noi umiliante e frustrante. Ma bisogna tener conto che Rabin sentiva anche la pressione delle famiglie degli ostaggi, tra i quali c'erano anche alcuni suoi amici personali. All'esterno, Rabin offre un'immagine diversa. In Consiglio dei Ministri, il Premier propone una risoluzione per negoziare. Il gabinetto la approva a maggioranza. La mia opinione era che, anche se l'avessimo voluto, non avremmo mai potuto soddisfare le richieste dei dirottatori. Da un lato ragionavo con i colleghi ministri, dall'altro lavoravo ai preparativi per l'attacco, insieme ad un gruppo di ufficiali del nostro quartier generale. Il capo di Stato Maggiore lo chiamava il quartier generale del sogno, perché davvero l'azione ci sembrava impossibile, irrealizzabile. E invece più ci lavoravo e più mi convincevo che l'operazione era fattibile. Giovedì 1 luglio, ore 12:30. Allo scadere dell'ultimatum mancano solo 90 minuti. Peres chiede a Burka Barlev di contattare ancora una volta Idi Amin per ottenere una proroga. Amin acconsente. L'ultimatum viene rinviato di 3 giorni, alle ore 14 del 4 luglio. Il governo israeliano vuole far credere ai terroristi che stavolta hanno vinto loro. Rabin voleva far vedere che noi eravamo pronti ad accogliere le condizioni dei dirottatori. Avevano chiesto la liberazione di un gruppo di terroristi, alcuni detenuti qui da noi, altri in Germania e altri ancora in Kenya e Francia. L'idea generale era: non abbiamo scelta, dobbiamo accettare le loro richieste. L'idea in Israele e nel mondo, e tra gli stessi terroristi, era che ci avevano colti impreparati. Avevano dirottato un aereo e fatto atterrare a 7.000 km da Israele ed erano protetti da Idi Amin. Chi avrebbe tentato un'operazione per liberare gli ostaggi? Tutti noi parlavamo in continuazione con i passeggeri. Alcuni erano disperati, altri invece no. Cercavamo di tranquillizzarli. Ripetevamo che alla fine tutto si sarebbe risolto per il meglio, che il governo avrebbe trovato una soluzione. Io ero convinto che si sarebbe arrivati a un accordo diplomatico. Altri invece dicevano: l'esercito israeliano non ci abbandonerebbe mai.
E infatti l'esercito ha già deciso che gli ostaggi devono essere salvati. Ma nelle informazioni di cui dispone il Mossad manca un elemento fondamentale. Nessuno è in grado di dire se e come sia cambiata la pianta dell'aeroporto di Entebbe. Per dare il via all'operazione sono indispensabili delle foto aggiornate del terminal dove sono tenuti gli ostaggi. Ma intanto il tempo stringe. A questo punto un gruppo di agenti del Mossad parte per il Kenya. A Nairobi il Mossad contatta Bruce McKenzie, un ex agente del servizio segreto inglese che vive in Kenya ed è amico di Israele. McKenzie possiede un aereo personale e conosce bene Entebbe. Con il suo aiuto, un pilota del Mossad sorvola l'aeroporto e lo fotografa. L'agente del Mossad arrivò sull'aeroporto di Entebbe. Cominciò la tipica manovra che prelude a un atterraggio, poi disse alla torre di controllo di avere un problema tecnico e andò via. Non prima però di aver scattato le foto che gli servivano. Queste foto sono la chiave di volta. Lo Stato Maggiore della Difesa affida il comando militare dell'operazione a due ufficiali dell'esercito. Uno è il generale di brigata Dan Shomron, comandante dei paracadutisti. L'altro è il tenente colonnello Jonathan Netanyahu, che tutti chiamano Yoni. Peres gli chiese, puoi farlo? Pensi di riuscirci? Yoni fu molto prudente, lì per lì non rispose. Poi ci pensò un po' su e disse, credo di sì, possiamo farcela. E questa fiducia è passata dalle forze sul campo ai rappresentanti politici, fino a indurre il governo a prendere una decisione molto coraggiosa. A sera, dopo un lavoro febbrile, il piano è pronto. Quattro Hercules voleranno a Entebbe, assumeranno il controllo dell'aeroporto e riporteranno gli ostaggi a casa, facendo sosta a Nairobi per il rifornimento. Il piano viene immediatamente sottoposto al primo ministro Rabin e al ministro della difesa Peres. Giovedì 1 luglio, mezzanotte circa, vengono selezionati e convocati i piloti e gli equipaggi. Gli equipaggi furono scelti in base a criteri esclusivamente professionali. Volevano uomini con una lunga esperienza con gli Hercules. Io avevo avuto l'onore di introdurre gli Hercules nell'aeronautica militare israeliana. Eravamo quattro piloti di grande esperienza, sotto ogni punto di vista. Barak, intanto, studia le foto dell'aeroporto di Entebbe e prepara il suo rapporto. Studiai quelle foto. Ero al corrente dei dettagli dell'operazione e sapevo che non potevo perdere tempo. Temevo di non riuscire a farle arrivare a Rabin in tempo utile e decisi di telefonargli. Usando un codice che avevamo concordato, gli dissi che avevo visionato io le foto. E poiché conoscevo tutti i particolari della missione, potevo rassicurarlo. La risposta era affermativa. Il piano era fattibile. Gli israeliani costruiscono un modello a grandezza naturale del terminal. La sera di venerdì 2 luglio, il comando inizia l'addestramento. Ogni singola fase dell'assalto, fin nel minimo dettaglio, viene ripetuta all'esasperazione. Non c'è margine neanche per il più piccolo errore. Le prove furono fatte il venerdì sera. Era l'ultimo momento disponibile per provare l'operazione con la luce notturna. C'era anche un Hercules. Provammo fino alla nausea. Ogni squadra doveva sapere esattamente quello che doveva fare. E dovevamo sfruttare al massimo il fattore sorpresa. Muki Betzer ha un'idea brillante. Per trasportare l'unità d'assalto fino al terminal, gli israeliani utilizzeranno una Mercedes e due Land Rover, un convoglio anonimo tale da non destare sospetti. Ero stato in Uganda e sapevo che le Mercedes erano le tipiche auto usate dai ministri e dagli alti ufficiali. Quando i soldati ugandesi vedono una Mercedes in lontananza, anche se c'è solo il guidatore, basta che sia una Mercedes, si bloccano e si mettono subito sull'attenti.
Sabato 3 luglio. Mancano 24 ore alla scadenza del nuovo ultimatum. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per prendere la decisione finale. Il capo di Stato Maggiore illustrò brevemente l'operazione. Poi Rabin disse: qualche domanda? Uno dei ministri alzò la mano. Il capo di Stato Maggiore potrebbe cortesemente fare una stima delle vittime previste in questa operazione? Motta rispose: senta, il piano è buono. Tuttavia, se i dirottatori si dovessero accorgere di qualcosa fino a 30 secondi prima dell'assalto, è possibile che tutti gli ostaggi siano uccisi. E se ci dovesse essere qualche problema all'aeroporto, non saremo in grado di portare via i nostri. Domattina potreste avere la notizia che abbiamo perduto 200 dei migliori uomini di cui disponiamo. I quattro Hercules sono sulla pista di decollo. Alla fine anche il comando dispone delle foto di Entebbe scattate dal Mossad. Le unità ricevettero le foto solo quando gli aerei erano sulla pista. Immediatamente prima di partire per Entebbe. Dicemmo: dateci l'autorizzazione al decollo, dopodiché avrete ancora 3 ore di tempo per annullare l'operazione, prima che sia troppo tardi per fare marcia indietro. In questo modo avevamo ancora 3 ore per discutere e analizzare la situazione. Rabin chiese ai ministri: siete d'accordo a concedere l'autorizzazione e a farli partire? Sabato 3 luglio, ore 13:20. I quattro Hercules decollano verso la missione più rischiosa mai intrapresa da Israele o da qualunque altro paese. Per evitare i radar ostili, gli aerei israeliani si tengono a bassa quota. Nei miei anni di servizio come pilota da combattimento, tutto si svolgeva sempre molto rapidamente. Dopo massimo 35 minuti, il serbatoio era vuoto. Dovevi spingere al massimo e poi rientrare in fretta alla base. In combattimento la tensione dura pochissimo. Una forte scarica di adrenalina nel sangue e subito dopo tutto torna all'assoluta normalità. Lì invece il volo durava 8 ore. Sentivo la tensione salire in modo graduale ma costante. Durante il viaggio mi sentivo come una sentinella messa a guardia di un prezioso tesoro. L'unica cosa che contava era effettuare il volo in modo corretto, atterrare e raggiungere il posto giusto al momento giusto. Ma gli israeliani hanno ancora un problema da risolvere. Come atterrare all'aeroporto di Entebbe con 4 Hercules senza farsi notare? Un'impresa apparentemente impossibile, anche perché ovviamente l'aeroporto è presidiato sia dai terroristi che dalle truppe ugandesi. In realtà gli israeliani mettono a punto uno stratagemma tanto semplice quanto efficace. Un servizio della rete americana CBS ha ricostruito tutte le fasi di quell'atterraggio notturno. How did you make a landing? Come avete fatto ad atterrare senza che vi sentissero o si accorgessero dell'atterraggio? Forse questa è una domanda che dovrebbe fare al responsabile della torre di controllo. Noi abbiamo eseguito un normale atterraggio, naturalmente con l'aiuto del buio. Inoltre, può darsi che Dio quella sera abbia fatto un po' di lavoro straordinario. Il segreto dell'atterraggio, il motivo per cui gli ugandesi non si resero conto di quanto stava accadendo, è semplice quanto ingegnoso. Le cose andarono così. L'aeroporto internazionale di Entebbe si trova su una penisola e a nord c'è una baia del lago Vittoria. Da questa direzione è arrivato il primo aereo, la chiave di volta del successo della missione.
È atterrato sfiorando la baia e la zona acquitrinosa, al di sotto della portata del radar e a luci spente, sfruttando la capacità che ha l'Hercules di atterrare su una pista molto corta. Si è arrestato a notevole distanza dal nuovo terminal e dalla torre di controllo. Poi è rullato silenziosamente lungo una pista che porta al vecchio terminal. A questo punto l'aereo era parzialmente nascosto rispetto alla parte principale dell'aeroporto da una collinetta e allora ha spento i motori e si è fermato, perché alcun rumore fosse percepito dalle truppe ugandesi di guardia al vecchio terminal. Entebbe, ore 23.01. La Mercedes e le due Land Rover scendono silenziosamente dalla rampa con a bordo il primo distaccamento del comando. I veicoli si dirigono verso l'edificio del terminal. Sembra un normale convoglio delle autorità ugandesi. Ad un certo punto dissi a Yoni: attento, due soldati ugandesi. Uno di loro, vedendo l'auto arrivare, si era allontanato verso la torre di controllo. Ci avvicinammo. Io contavo 80, 70, 50, come avevamo fatto un'infinità di volte durante le prove. Tra me e me pensavo, tutto sembra procedere bene. Poi, però, mentre ci avvicinavamo ai cancelli, il soldato rimasto si avvicinò e urlò: avanti! Devo controllare chi siete. Uno dei nostri, che era su una delle Land Rover, si rese conto della situazione. Per eliminare il pericolo rappresentato da quel soldato, aprì il fuoco con il Kalashnikov e lo uccise. Sentimmo uno sparo. A quello sparo ne seguirono altri. Capii subito che non era affatto un segnale positivo. Una volta partiti i primi colpi, il comando assalta l'edificio. Mi misi a correre e un soldato ugandese cominciò a sparare dall'alto. Io risposi al fuoco, lo colpì al torace e quello cadde. Poi vedemmo i due tedeschi e sparammo anche a loro. Intanto un altro dei nostri, con un megafono, urlava agli ostaggi di buttarsi a terra. Dentro quel terminal urlavano tutti. E intanto il nostro agente continuava a gridare in ebraico e in inglese: siamo dell'esercito israeliano, state a terra, non muovetevi. Mi buttai a terra. Uno degli steward francesi cercava di strisciare sotto di me. Non capivo perché facesse così, non capivo. Poi disse: ho paura, ho paura. Continuava a dirlo. Cosa pensava, che io fossi un eroe? Nel giro di 50 secondi, tutti i terroristi sono morti. Sono stati colpiti anche tre ostaggi, che giacciono a terra senza vita. Ma la sparatoria non è finita. I soldati ugandesi continuano a sparare dalla torre di controllo. Uno di loro colpisce il comandante dell'operazione, Yoni Netanyahu. Chiamai Yoni per dirgli che la missione era stata portata a termine. Ma alla radio mi rispose un soldato che urlò: Muki, Yoni è stato ferito! Yoni è stato ferito! Mi precipitai fuori e vidi Yoni steso a terra. Un proiettile gli era entrato nella spalla ed era uscito dalla schiena. Un altro lo aveva colpito al gomito. Aveva perso conoscenza ed era pallidissimo. Poco dopo le 11 di sera, ora di Entebbe, Yoni Netanyahu muore. Avevano ucciso tutti i terroristi. Noi restammo immobili. Nessuno osava muoversi. Fuori sparavano ancora. L'operazione non era ancora finita. Poi gli spari cessarono. A quel punto un ufficiale israeliano ci disse, in inglese: alzatevi, si torna a casa. I veicoli del comando presero a bordo alcuni ostaggi. Io correvo a piedi mentre i più anziani furono trasportati con le auto. Corremmo tutti verso l'Hercules e mentre correvamo gli ugandesi continuavano a spararci addosso. Questa è la registrazione originale della conversazione tra i piloti degli Hercules e il comando a terra. Volavano proiettili dappertutto, migliaia di proiettili. Io pregavo: ti prego, signore, fa che non ci colpiscano. E il signore mi ha ascoltato. Quando ho sentito della missione per salvare gli ostaggi, ho chiamato subito l'altro nostro fratello, Iddo,
che stava nella stessa unità, per chiedergli se Ioni era tornato. Non gli ho chiesto se nella missione c'era anche Ioni. Era chiaro che solamente un'unità e un comandante potevano portare a termine la missione. Così gli chiesi direttamente, Ioni è tornato? E lui rispose di no. Avevo sentito dai notiziari che gli ostaggi erano stati liberati e che un nostro ufficiale era rimasto ucciso. Ero molto preoccupato, perché avevano detto un ufficiale. Perché un ufficiale? Siamo saliti a bordo. E lì ho visto il corpo di Ioni Netanyahu avvolto in un telo. Non sapevo chi fosse Ioni. Sapevo solo che era un ufficiale. E ho pensato, quest'uomo è morto per liberarci. Quando mio fratello minore mi ha chiamato alle 2 di notte, prima ancora di alzare la cornetta, ho detto a mia moglie, questa è Ido. Mi chiama per dirmi che Ioni è stato ucciso. La morte di Ioni Netanyahu e dei 3 ostaggi è l'unica ombra che offusca la gioia e il trionfo del Mossad e dell'esercito israeliano. Una missione giudicata impossibile che invece si è risolta con la liberazione degli ostaggi e la morte di tutti i terroristi. Ma per il comando israeliano non è ancora finita. Mentre l'Hercules con gli ostaggi a bordo decolla alla volta di Tel Aviv, gli israeliani distruggono tutti i MiG dell'aviazione ugandese fermi a terra sul piazzale. C'erano 11 MiG, tutti allineati, l'intera dotazione dell'aeronautica militare ugandese. Avevamo l'ordine di distruggerli e così abbiamo fatto. Ore 23:59. 58 minuti dopo che il primo aereo israeliano è atterrato a Entebbe, gli ostaggi sono in rotta verso casa. Dora Bloch, invece, è ancora nel suo letto d'ospedale a Kampala. Purtroppo la signora Dora Bloch era ancora in ospedale. Pensavamo che almeno lì sarebbe stata al sicuro. Ma non avevamo fatto i conti con la crudeltà di Amin Dada. Dopo l'azione militare, Idi Amin ordinò di portarla via dall'ospedale e di ucciderla, come atto di ritorsione. E su chi va a vendicarsi quel criminale? Su un'anziana signora ricoverata in ospedale. Abbiamo fatto di nuovo rifornimento. Amnon Alivni, vedendo i miei 4 galloni di capitano dell'Air France, si è avvicinato e mi ha detto, il suo posto è in cabina di pilotaggio, con noi. Un invito che ho accettato con grande piacere. Stavo seduta sul pavimento dell'aereo e mi davo dei pizzicotti perché ancora non ci credevo. Non può essere. Davvero mi davo dei pizzicotti per assicurarmi che non sognavo. Una sensazione straordinaria. Sta accadendo a me. L'azione tende a scacciare le emozioni. Poi, mentre volavamo a 6.000 metri sopra Addis Abeba, di ritorno a casa, alle 3 del mattino, sentimmo un notiziario della radio israeliana. La BBC riferisce che un comando con 3 aerei ha attaccato l'aeroporto di Entebbe, ha liberato gli ostaggi ed è ripartito verso destinazione ignota. In quel momento, solo allora, mi sono veramente reso conto di quello che avevamo fatto. E io sono molto emotivo. Mi sono venute le lacrime agli occhi. Ma non ero il solo. Thank you.
Domenica 4 luglio, ore 9:30. 7 giorni e 3 ore dopo esserne decollati, i passeggeri del volo Air France 139 tornano a Tel Aviv e alla libertà. Non immaginavamo l'eco che il dirottamento e l'operazione di salvataggio ebbero in tutta Israele. Era come se l'intera nazione fosse venuta all'aeroporto ad accoglierci. C'era un clima di euforia incredibile, era straordinario. Una gioia pazzesca. Mi hanno dato una nuova vita. Per me è stato come nascere una seconda volta. È una parte fondamentale della mia esistenza. Oggi ho un figlio. L'ho chiamato Yoni. È una parte indissolubile della mia vita. Yoni è stato un fratello meraviglioso. Era il fratello maggiore, ma soprattutto un essere umano straordinario. A volte non bisogna morire per diventare una leggenda. Lui era già una leggenda prima di morire. Chiunque abbia conosciuto Yoni sa che era una persona speciale, un uomo davvero straordinario.